Buonasera a tutti, grazie per la partecipazione. Io mi sento molto rammaricato, sinceramente, per una serie di motivi. Non vorrei essere ripetitivo, non lo sarò, quello che hanno detto i colleghi. Però vedo anche che c'è il nostro ex sindaco Nimmi, che saluto affettuosamente, come sempre. Cioè già il fatto di non avere una sede stasera, no, ma secondo me fa male. Il fatto di non aver ricevuto una risposta è una cosa fastidiosa, ma non perché siamo l'ufficio delle idee, ma poteva essere stato chiunque a chiedere una sede, no, ma almeno una risposta. Era cortesia darla, no? Sulle linee programmatiche, che magari scenderemo nei dettagli con il vostro aiuto, ci dicono che sono state fatte queste linee programmatiche molto accuratamente pensate, studiate. Linee programmatiche fatte in una notte, se vogliamo, perché la realtà dei fatti è questa. Possono essere carenti per diversi aspetti, su diversi temi. Si parla di problemi, sicuramente ce ne sono tanti, però voglio dire, l'Officina delle Idee ha avuto il 50% delle preferenze. Visto che ci sono tutti questi problemi nel paese, perché non si tenta di fare almeno un incontro con l'Officina delle Idee e quindi raggruppare il paese? Perché è stata fatta una coalizione raggruppando tutte le forze politiche del paese per il bene del paese? E quando ora il paese è realmente diviso, non si prova ad unificarlo, a ragionare insieme sui problemi, sulle tematiche che ci sono? No, assolutamente. Noi abbiamo parlato di un'amministrazione condivisa, abbiamo fatto un programma elettorale insieme alla gente, in mezzo alla gente, dettagliato, abbiamo parlato di tutto quello che si poteva parlare, ma non abbiamo fatto copia e incolla. Abbiamo parlato di problemi reali, abbiamo dato anche delle soluzioni sui problemi. Volevamo spenderci per questo paese e lo vogliamo ancora, perché noi dialoghiamo col paese ed è importante questo. Vorremmo dialogare anche con l'amministrazione, se loro ce lo consentono, ma devono chiedercelo anche loro. Non si possono decidere i problemi di una comunità all'interno di una stanza, bisogna viverlo il paese per conoscere realmente quali sono gli interventi da programmare, visto che c'è tutto quest'astio ora in giro, no? Qualche assessore magari si è colpito personalmente perché gli hanno tolto il saluto, ma non è colpa nostra, non abbiamo detto noi niente in giro su nessuno, anzi noi abbiamo soltanto parlato di politica. Sul personale non siamo mai scesi, quindi io vorrei capire realmente anche quello che ne pensate voi sul fatto di poter attuare il nostro programma elettorale, perché questo è quello che vogliamo fare. Noi abbiamo messo agli atti il primo consiglio ultimo, quindi ce l'hanno anche loro il nostro programma elettorale. Mi dispiace degli attacchi che sono stati fatti contro Franco, contro Andrea, non sono parole belle da dire quelle nei confronti di persone comunque che rivestono dei ruoli all'interno di un'amministrazione, né tantomeno sul fatto ancora di essere ancora in campagna elettorale, quindi se lo prendono ancora con la situazione con Colonia 2.0, sono cose che bisogna superare queste. Ma non dipende sicuramente da noi. Noi possiamo dare un apporto, possiamo dare delle soluzioni unitamente a quelle che sono le esigenze che ha sia l'amministrazione e di conseguenza le esigenze che ha il territorio. Quindi parliamo, perché è importante veramente per il nostro paese riuscire a rimanere uniti e riuscire a portare a compimento qualcosa di serio e di costruttivo per il nostro territorio. Grazie.